la parola a Mario De Lobo, che è responsabile proprio della valorizzazione del progetto sulle case cantoniere. Bellissimo progetto perché, come fai, le case cantoniere hanno un'identità molto forte, sono molto riconoscibili e sono sparse su tutto il territorio. Anche qui, come gestore so, di patrimonio pubblico, l'ANAS si sta dando molto da fare, sta lavorando molto. E Mario, se non sbaglio, avete chiuso da poco una manifestazione di interesse su molti asset. Quindi ti chiederei come è andata la manifestazione di interesse e qual è la prospettiva immediata almeno su alcuni beni dell'ANAS. A te, Mario. Buongiorno a tutti e un saluto a tutti i partecipanti. Noi da pochi giorni abbiamo concluso la nostra manifestazione di interesse su oltre 700 case cantoniere, diffuse su tutto il territorio nazionale e abbiamo riscontrato centinaia di manifestazioni proprio di interesse da parte sia di operatori, di enti locali e di singoli cittadini che vorrebbero poter prendere in concessione questi immobili per poter, come dire, sviluppare le loro attività anche di microeconomia locale. Il nostro progetto, che nasce da prima, intorno agli anni 2000, queste sono le prime case cantoniere che abbiamo dato in concessione, finalizzate allo sviluppo del turismo e dei servizi all'utenza stradale, hanno visto in anno sempre un aumentare di richieste e di partecipazione. Ecco perché abbiamo deciso di fare questo grosso sforzo per offrire un numero così consistente di immobili proprio per cercare di smuovere il mercato locale, cambiandone, come dire, gli ingaggi, cioè non più facendo l'ANAS gli investimenti e poi dare gli immobili ristrutturati, eccetera, ma partendo alla base e, come dire, invertendo i fattori, ovvero diamo le case cantoniere in concessione, scomputando gli oneri che i concessionari andranno a sopportare per la rimessa in ripristino degli stessi beni e modulando le concessioni secondo gli investimenti fatti. La priorità è che noi tendiamo a offrire dei servizi per l'utenza stradale, ma questi servizi si coniugano perfettamente con gli obiettivi che ha illustrato benissimo il nostro ministro e anche gli altri ospiti, cioè quello della rivitalizzazione dei borghi. Le nostre case cantoniere si trovano tutte sugli asset, sulle strade stradali, quindi, come dire, lambiscono tantissimi cammini, entrano e percorsi, entrano all'interno di alcuni parchi. Possono essere e saranno dei punti di sosta attrezzati, di ciclofficine, eccetera, per le ciclovie. E quindi c'è il recupero finalizzato al recupero del bene pubblico, ma non solo, è all'offerta del servizio e come dire, di un diffuso rivitalizzazione della microeconomia locale. Cioè tutto questo è il nostro obiettivo sostanzialmente. Noi come A seguito della manifestazione di interesse, ora partiremo con i veri e propri bandi di gara e lo faremo anche noi all'inizio del 2021 e partiremo con circa 20 case cantoniere. Queste sono state oggetto di manifestazione di interesse, soprattutto da enti pubblici e associazioni e quindi poi successivamente estenderemo questo alle altre case cantoniere che sono state oggetto di interesse e non solo, cioè metteremo in ballo anche nelle le altre case che non sono state richieste. Questo è il nostro programma, diciamo, per il 2021. Grazie, grazie mille. Insomma, più prosaicamente, quindi da gestori pubblici, perché poi il nostro compito è quello di mettere a reddito in qualche modo gli immobili pubblici che siamo chiamati a gestire, l'informazione per il mercato è che sia ANAS che Agenzia del Demanio, la difesa, già dalla prossima settimana usciranno con dei bandi su diversi asset. Quindi, diciamo, l'invito è ovviamente a fare sistema anche in questo senso.